Ma innanzitutto grazie, grazie di cuore di questo invito, grazie a Matteo Delfante, grazie a tutte le autorità, al signor Presidente della Regione, alle autorità amministrative, militari, politiche, religiose che sono qua. Cioè, è un giorno bello. Oggi, tornati dal G7, ieri sera eravamo al G7 in Giappone, siamo tornati di corsa e oggi abbiamo fatto una sorta di giro d'Italia perché c'era un sacco di cose belle nel nostro paese. Stamattina eravamo a Venezia. E a Venezia si è inaugurata la Biennale dell'architettura, tra l'altro guidata quest'anno da un curatore cileno che ha fatto un lavoro meraviglioso sulle periferie, sul ricucire. Allora abbiamo messo 500 milioni di euro. Vedo qualche sindaco che annuisce perché spera giustamente di arrivare un bando che oggi abbiamo licenziato, che quindi sarà pubblicato nei prossimi giorni, 500 milioni di euro per le periferie. Perché si possa ricucire, Renzo Piano dice rammendare, tenere in ordine le nostre periferie. Allora, quindi la prima tappa di questo Giro d'Italia oggi è stata a Venezia. Poi ci siamo spostati a Trieste, dove c'è una cosa impressionante. Il vecchio porto di Trieste, un luogo bello e significativo, perché è bello anche il mare del nord dell'Adriatico, ovviamente non soltanto il mare tra Calabria e Sicilia. Ma in quel luogo ci sono 87 edifici, sapete quanti ne sono stati rimessi a posto sul waterfront di Trieste, per dire l'Italia che meraviglia? Uno. Cioè ci sono 86 edifici da rimettere a posto, che possono diventare luoghi impressionanti di incontro, di innovazione. È il porto d'Europa era il porto d'Europa per l'impero austriaco e austro-ungarico, è un porto di riferimento per dirvi quante cose positive all'Italia. Però ci tenevo tanto, e mi scuso per il ritardo, ad essere con voi per questa ulteriore tappa che ha le caratteristiche sulle quali torno tra un po'. Però diciamo la verità, non si può parlare di Giro d'Italia oggi senza esprimere la gioia che avranno i messinesi, i siciliani e tutti gli italiani per Vincenzo Nibali, che ha fatto una cosa vera, lui l'ha fatta con la bicicletta. E questo è un elemento di. Non è che lo consideriamo un po' anche toscano, non voglio dire questo, perché made in Sicily, però made in Messina, no? Quindi. Però devo dire che è un altro elemento di gioia, come oggi un altro elemento di gioia è sicuramente il ritorno a casa dopo 4 anni di Salvatore Girone, che è appena atterrato all'aeroporto di Ciampino. Dunque, tante notizie che non ci tolgono la consapevolezza che c'è molto da lavorare, c'è un sacco di cose da fare, ci sono tanti problemi da risolvere, ma c'è la consapevolezza che l'Italia è capace di fare anche cose meravigliose. Non soltanto talvolta di combinare qualche pasticcio, siamo bravi anche in quello quando ci impegniamo. Ma è in grado di fare delle cose straordinarie. Io ho visto l'orgoglio negli occhi di Matteo Delfante quando presentava i numeri importanti, 600 milioni di euro che l'Italia spende in meno, appena pigiamo quel tasto, quindi facciamo veloce così iniziamo subito a risparmiare, è un fatto straordinariamente positivo. È un fatto positivo, quant'erano le tonnellate di CO2 in meno? 700 mila? 700 mila tonnellate di CO2 in meno, perché così si combatte l'inquinamento con le cose concrete, lo sa il Presidente della Regione, lo sanno i sindaci, è con l'atteggiamento concreto di tutti i giorni che si afferma un nuovo modello, è facendo operazioni come queste che noi siamo in condizioni di poter essere un paese all'avanguardia dal punto di vista anche dell'innovazione ambientale. Ma lo dico agli uomini, alle donne di Terna, ho visto l'orgoglio del vostro amministratore delegato quando ha lanciato il video. E devo dire che è partito l'applauso spontaneo anche in sala, quando vedi arrivare a compimento un traguardo che sembrava impossibile. E sono le grandi qualità dell'ingegneria italiana. Tre record del mondo. Gli ha spiegati Delfante, non sto a ripeterli io. Ma questa è un'opera dove l'ingegneria italiana mostra una volta di più che siamo forti, che siamo un paese capace di realizzare cose che altri non fanno. Però, siccome Delfante non ha molta fiducia in me, ed era abbastanza convinto che arrivando in ritardo, dopo il G7, eccetera, avrei parlato per ore, mi ha fatto un lavoro, io lo adoro per questo, dove ha scritto: Matteo, ti faccio 11 tweet, se vuoi che puoi dire, non ve li citerò tutti e 11, però alcuni ve li cito, perché rimangano agli atti, non potendo iniziare a scrivere tutti e 11 tweet su Twitter che mi prendono per matto. Primo, l'Italia è il primo paese al mondo per quota di domanda soddisfatta da produzione fotovoltaica.
Non lo sa quasi nessuno, ma noi siamo leader nel mondo, l'8%. È una percentuale che altri non hanno. Secondo punto, il 40% della produzione italiana è coperta da energia rinnovabile, sole e vento, c'è anche un po' di geotermia e naturalmente un po' di acqua, di idrico, ma il 40% di ciò che noi produciamo in Italia è coperto da rinnovabile. È una percentuale che non ha paragoni con i paesi principali, naturalmente la Danimarca o altri sono più forti di noi, ma siamo dei paesi più grandi dell'Unione Europea in assoluto i leader. Siamo meglio della Germania come produzione, meglio della Francia, meglio del Regno Unito senza nemmeno paragone. E il punto vero è che il sud è il motore elettrico del paese. Noi l'energia pulita la dobbiamo trasportare dal sud verso il nord. Certo, e questa è una dimostrazione, realizzando le infrastrutture, perché se non realizzi le infrastrutture non riesci a far passare l'energia. Potremmo continuare con alcuni tweet che Matteo mi ha preparato, ce n'è uno che non ho capito, quindi vi faccio la domanda in diretta, che dice: le recenti attività di Terna riducono di 1 miliardo di euro il costo della bolletta, erano 600 milioni, dove sono gli altri 400? Ah ok, ci ha messo dentro anche la Sardegna, si è un po' allargato, ci ha messo dentro anche la Sardegna, diciamo. Però il grosso è questa è l'operazione più importante. Vabbè, ora voi non vi lamentate della Sardegna, la Sardegna cioè, quindi è... Ora si arriva anche al ponte dopo, ho capito, lei sono stato accolto da un comitato che mi ha chiesto il ponte. C'è una nota canzone di Checco Zalone su questa che non riprenderò, ma che rende l'idea in modo molto, molto chiaro. E, ci arrivo dopo, impiego un minuto anche sul ponte. Altre questioni fondamentali che vengono realizzate sono Italia-Montenegro, il ponte elettrico con i Balcani, e se non ho letto male, ora non ho riguardato, l'ho letto male in aereo mentre venivamo, c'è il progetto che però ha dei tempi di realizzazione che vanno da qui al 2022, sulla Tunisia, che è un'altra grandissima operazione. Voi sapete che noi come Italia stiamo portando in sede G7, in sede europea, la centralità del Mediterraneo. La centralità del Mediterraneo, ne sa qualcosa il vostro conterraneo che guida in modo egregio i servizi di intelligence, i servizi segreti, che è Marco Minniti. Noi sappiamo che c'è bisogno di fare un lavoro sulla sicurezza molto corposo e difficile, però c'è anche bisogno di creare le condizioni di sviluppo in quei territori. Allora, il collegamento energetico tra Italia e Tunisia è tutt'altro che banale, una delle cose fondamentali. In più stiamo cercando di portare Terna sempre di più all'estero, ci sono delle gare in questo momento in Grecia, delle gare aperte in varie realtà del nostro continente, e c'è una grandissima esigenza che è quella di far venire giù le frontiere dal punto di vista elettrico. Noi abbiamo troppe barriere. I paesi europei chiacchierano tanto, ma poi quando si va al dunque, troppo spesso non si rendono conto dei limiti di questo nostro percorso. Allora, potrei continuare ore a parlarvi per far vedere a Delfante che ho studiato e che sono preparato sulle questioni elettriche. Il punto centrale è che su questo tema ci giochiamo una parte significativa della nostra capacità di essere all'avanguardia nel settore elettrico. E a me sembra un fatto di grandissimo impatto, di grandissima forza, che oggi siamo a inaugurare questo tratto di strada che libera ettari nei vostri territori, che ha creato posti di lavoro, che continuerà a creare ricchezza e che permetterà un risparmio corposo e importante nella bolletta energetica di tutti gli italiani. Si collega però, e finisco rapidissimamente, a due grandi questioni. Una è una questione più puntuale e concreta, riguarda le infrastrutture. L'ultima volta, Mario, che sono venuto qui, quando è stato? Il 30 di aprile sono venuto con il sindaco Falcomatà per la firma del patto per la città metropolitana di Reggio Calabria e con il presidente Oliverio per la firma del patto per la regione. In più, lì, in quella sede, abbiamo inaugurato il bellissimo museo nazionale archeologico che contiene i bronzi di Riace e non solo i bronzi di Riace, che sta facendo un bel po' di visitatori, spero, no? 9.000 soltanto in quel weekend, quindi per chi ci segue, se c'è qualcuno che ci sta seguendo da casa, se dovete farvi una vacanza culturale, Reggio Calabria è la sede adattissima. In più, scavando un parcheggio, se ho capito bene, avete pure trovato il prossimo museo archeologico, per cui una cosa meravigliosa, città strepitosa e affascinante. Bene, ma prima ero venuto nel mese di marzo,
marzo era, praticamente sono sempre qua, quindi Agnese, questo è il motivo per cui sono sempre a giro. Ero venuto nel mese di marzo per la Salerno-Reggio Calabria, eravamo stati in provincia di Cosenza, se non vado errato, e abbiamo fissato che torneremo a luglio a fare il punto sui lavori della Salerno-Reggio e contemporaneamente per vedere lo stato dell'arte della 106, per dare il via libera finale al progetto della Ionica. Poi da luglio, diciamo così, al mese di dicembre abbiamo altri sopralluoghi ed altre inaugurazioni, ci spostiamo più in Sicilia, dove pure il 30 aprile abbiamo riaperto un tratto delle strade che erano state chiuse in provincia di Palermo, abbiamo un'importante inaugurazione a Caltanissetta con 4 chilometri, sarà un intervento anche particolarmente suggestivo. È evidente che quando si chiude la Salerno-Reggio Calabria e quando finalmente si dà un segnale di recupero delle strade in Sicilia, è evidente che saremo pronti per affrontare il tema, aspetta, lui è già pronto a applaudire, perché di quella che De Rio vuole chiamare la Napoli-Palermo dell'alta velocità, ha detto non devi dire che è il ponte sullo stretto, devi dire che è la Napoli-Palermo dell'alta velocità, questo è l'accordo che abbiamo fatto con De Rio, quindi noi faremo la alta velocità Napoli-Palermo che conterà naturalmente il ponte sullo stretto, però quello che è un dato di, quindi eravamo d'accordo, è un dato di fatto però che va fatto dopo che si è dimostrato agli italiani che qui i soldi non si buttano via, che qui le opere si fanno e siccome siamo convinti di poterle fare, la nostra tempistica è nei prossimi 6 mesi, come si era detto, entro il 22 dicembre, che se noi inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria ci vengono a rincorrere, quando avremo sistemato la Salerno-Reggio Calabria, gli interventi in Sicilia, il recupero che dobbiamo fare nelle due regioni, saremo nelle condizioni di partire con la fase operativa anche del... Questo... Ora, no, aspetta, fermo lì. Sì, però fermo, il prossimo viaggio volevo farlo anche un po', abbiamo fatto anche G7 in Sicilia, quindi non è che posso venire, non è che posso aspettare il ponte per fare G7, se no si fa G7 del 2024, io vorrei fare nel G7 del 2017, no, io non me lo auguro, io spero di dopo, sai, la rottamazione vale anche per gli altri, anche per, quindi il punto però che deve essere chiaro, e termino su questo, è che noi stiamo investendo sul Mezzogiorno. Mi sembra che non ci siano altri esempi da dire e da dare. Faremo in Sicilia il grande appuntamento internazionale del prossimo anno, sarà un appuntamento il primo con il nuovo Presidente degli Stati Uniti, sarà 15 giorni dopo le elezioni del Presidente della Repubblica in Francia, sarà un appuntamento di grande rilievo e di grande significato, ma questo governo crede che il Mezzogiorno possa e debba ripartire. Ecco, questo era il motivo per il quale continueremo a farvi stalking, saremo dalla mattina alla sera con il fiato sul collo vostro e dei vostri amministratori, sarà reciproco perché i vostri amministratori stanno facendo altrettanto con noi e perché se abbiamo fatto tutte le riforme che abbiamo fatto, delle quali la più importante è sicuramente la riforma costituzionale, che vedrà a ottobre un bivio chiaro, o si sta con quelli che vogliono ridurre il numero dei politici o si sta con quelli che si accontentano di avere questo numero dei politici. O si sta con quelli che vogliono far costare meno lo Stato, o si sta con quelli che vogliono uno Stato che invece continua ad avere un Parlamento che fa le stesse cose, la Camera e il Senato, il livello regionale, il livello politico, quindi quella sarà la riforma più importante, ma in ogni caso le riforme che abbiamo fatto le abbiamo fatte per restituire lavoro, fiducia e speranza, in particolar modo a Mezzogiorno. Bene, io ho parlato per 10 minuti. È evidente che se continuo a parlare ancora la bolletta energetica di questo paese sale, è uno scherzo, è già operativo, però diciamo ai fini della comunicazione e quindi se l'amministratore delegato del Fante è d'accordo potremmo spostarci a fare questa, che è naturalmente una finta, immagino, però che... No, non è una finta. Davvero, l'accendete ora? E che aspettate, si butta via un sacco di soldi. Chiedo all'amministratore delegato del Fante di unirsi al Presidente del Consiglio, al Direttore di Divisione Corporate Affairs Giuseppe Lasco di unirsi a noi, a Di Bartolomeo di Ingegneria di Terna e all'ingegner Zanuzzi di Terna Rete Italia. C'è un video prima, buoni. E una domanda prima al tecnico. Che cosa succede quando ci sarà questa pressione sul tasto rosso?
schiacciando quel tasto verrà inviato un impulso a tutte le apparecchiature elettriche ubicate nelle stazioni calabre e siciliane, che manovreranno e metteranno in continuità elettrica i circuiti per consentire il passaggio di energia. Sì, quindi Presidente, Dottor Del Fante, al mio via vi prego di dare il comando. 3, 2, 1, prego. 5, 4, 3, 2, 1, via. Ecco.